Acer, come sempre, punta decisa nel mondo dei notebook gaming, e questo qui è il nuovo Predator Helios 300. Si tratta, diciamo, del medio gamma della famiglia, che sarà in vendita prossimamente anche in Italia. Non vi svelo subito il prezzo. Come dice qua la scheda tecnica, abbiamo processori di nona generazione Intel fino al Core i7. Nel frattempo ne approfitto per farvi vedere un po' il design del portatile, con questo metallo lucido, tra l'altro veramente molto bello, con queste luci qua che lo fanno risaltare, è tutto puntinato e brillante, non so in camera quanto riusciate ad apprezzarlo, comunque davvero molto bello, e soprattutto devo dire sembra che non trattenga in maniera per niente facile le impronte digitali. Di solito questi case metallici hanno questo difetto. Sotto però è tutta plastica, non facciamoci ingannare, la parte metallica è soltanto qua sopra. Dicevo, comunque, processore Intel Core i7 fino alla nona generazione RTX 2070 Max Q, display da 144 Hz di refresh, con 3 millisecondi di tempo di risposta, la quarta generazione delle ventole Aero Blade per un perfetto raffreddamento, insomma un notebook gaming molto completo che, come vedete, non punta, diciamo, proprio al massimo delle specifiche disponibili sul mercato, perché monta comunque solo processori i7 e scheda video 2070, e che sarà infatti disponibile a partire da 1800 euro, che tutto sommato, se me lo chiedete, mi sembra veramente un'ottima cifra che spero di poter confermare poi anche per il mercato italiano. Buona la dote di connettività, vedete qua abbiamo la porta Ethernet, due USB Type-A 3.0, qua dovremmo avere quella che sembra la porta di alimentazione, tra l'altro bella con questo colore rosso, altro lato HDMI, mini DisplayPort, un'altra USB 3.0 e per fortuna abbiamo anche una Type-C, sempre forse un po' lesinate le Type-C, ne approfitto per farvi vedere anche il retro a questo punto. Tra l'altro c'è proprio una scritta che non so se riuscite a vedere bene in camera, Hot Surface Warning, ti avvisa proprio di non toccare questa zona qua, da qui potrebbe uscire aria molto molto calda. Ventole, vedete, azzurre che riprendono i colori dominanti del portatile, che sono poi riflessi anche sulla tastiera e sul touchpad, tra l'altro piuttosto ampio, anche questi tutti in azzurro. Il monitor dovrebbe essere un 17 pollici, se non erro, completa qua anche di tastierino numerico, quindi proposta davvero molto interessante per la fascia medio-alta del mercato. La vera punta di diamante però è lui, il nuovo Helios 700. È un portatile, diciamo, importante, lo state vedendo già adesso, guardate quanto è alto, sono circa 2,5 dita qua, 3 dita qua sul lato, insomma portatile sì, ma di peso proprio in senso letterale. Perché? Perché al suo interno c'è veramente un po' di tutto, non so se riuscite a leggere bene con le luci qua le caratteristiche tecniche. Comunque abbiamo processori Core i9 di nona generazione con schede video RTX 2080 non Max Q, display da 17 pollici, 144 Hz, 3 millisecondi tempo di risposta. La cosa particolare è che per riscaldare tutto questo hardware la tastiera scorre semplicemente tirandola, vedete, io non è che ho dovuto toccare pulsanti particolari, scorre anche piuttosto bene, il scorrimento è molto molto liscio in questa maniera, si abbassa poi la parte qua inferiore con il touchpad e voi lavorate così direttamente. Qua in alto, dicevo, ci sono le ventole per il raffreddamento ulteriore di tutti i componenti all'interno. Tra l'altro si intravedono qua in questa feritoia, diciamo, le heat pipe che ci sono all'interno. A questo punto ne approfitto, già che l'ho scollegato, per farvi vedere anche quanto è mostruoso il retro di questo portatile, con i due fori per l'aerazione qua, porta full size, DisplayPort ed HDMI. Altro lato invece abbiamo l'Ethernet USB e i due jack audio per cuffie e microfono, USB Type-A, USB Type-A anche da quest'altro lato, due Type-C, delle quali una dovrebbe essere fortunatamente anche una Thunderbolt, insomma connettività completa, tastiera completa con tanto tastierino numerico, tasti programmabili qua in alto e soprattutto questa trovata, senz'altro originale, devo dire, poi dovremmo vedere un po' la tenuta nel corso del tempo, provo a fare una cosa un po' cattiva, mi guarderanno tutti male, vi faccio vedere il sotto della tastiera che scorre in questa maniera con dei meccanismi che si intravedono soltanto qua nella parte inferiore, plastica anche sotto, è plastica tutta la tutto praticamente, quasi tutto il portatile, anche perché comunque con queste dimensioni, con queste componenti, con queste dimensioni, soprattutto questo spessore, dicevo che il peso sarebbe stato altrimenti ancora più difficilmente contenuto.
Soluzione senz'altro molto originale per riuscire a raffreddare un, ripeto, Core i9 di nona generazione con RTX 2080 non Max-Q, e quindi, come immaginerete, anche delle componenti, prezzo elevato, 3.000 euro, disponibilità durante l'estate anche sul nostro mercato.